Salve a tutti ragazzi, questa è l'introduzione del nuovo video del blog natalizio. Vi auguro una buona vigilia di Natale a tutti. Spero vi piaccia questo video, lasciate like e commentate. Spero vi piaccia con questa voce da bollone. Ciao a tutti ragazzi, ciao e benvenuti in questo nuovissimo video in cui farò un vlog natalizio di Natale 2022. Spero vi piaccia, volevo fare tanti auguri di buon Natale a tutti voi e le vostre famiglie e godetevi questo un sereno e felice Natale. Prima di cominciare questo nuovissimo video, lasciate tantissimi like di mi piace come sempre. E continuate a iscrivervi al mio canale che è GabriGamer99, mi raccomando. Lasciate un like e commentate. E niente, vi auguro una buona visione. E adesso risponderò 7 domande di alcuni amici che mi hanno fatto alcune domande. Iniziamo dalla prima, della mia amica Alessia Patellaro. Ciao Alessia, auguri di buon Natale a te e famiglia. Che mi chiede: ciao Gabri, come passerai questo periodo di festività e cosa ti auguri per il futuro? Allora, ieri per la vigilia di Natale l'ho passato abbastanza bene, insieme ai ragazzi del mio gruppo dell'oratorio Acutis, che saluto il mio gruppo dell'oratorio Acutis. Ciao ragazzi! E in questo video ci tengo anche a salutare, auguri di buon Natale a te famiglia, anche a padre Andrea. Ciao Andrea. E diciamo questo Natale l'ho passato che mi sono mangiato le lasagne, poi qualche dolcino, e l'ho passato con la mia famiglia. Passiamo all'altra domanda della mia amica Desiree Spattafora. Ciao Desiree, che mi chiede come passare il tuo Natale. Oggi Natale l'ho passato con la mia famiglia, o meglio con chi passare il giorno di Natale, e già l'ho detto. Auguri Desiree di buon Natale a te famiglia, buona continuazione per il tuo lavoro e buone feste. Passiamo all'altra domanda della mia amica Matilde Granà. Ciao Matilde, che mi chiede: sì, grazie Gabri, auguri e buon Natale. Grazie mille. Anche a te auguri e buon Natale. Poi passiamo all'altra domanda di Aurora Tuminello. Ciao Aurora, che mi chiede come stai passando le feste. Ma le ho passate abbastanza bene, dai. Come ogni anno, del resto. Tanti auguri Aurora a te e famiglia. Poi mi chiede una domanda della mia amica Marilena. Ciao Marilena, tanti auguri di buon Natale e buone feste. Che mi chiede: cosa ti aspetti dal 2023? Una bella domandina. Io mi auguro che questo 2023 sia migliore, anche se il 2022 è stato un po' un anno, diciamo, difficile, tra, diciamo, gli aumenti dell'energia, tra la guerra in Ucraina. Mi auguro che nel 2023, se questa guerra prima o poi finirà, mi auguro, e che i giovani, diciamo, si impegnino anche con la loro capacità di trovare qualche lavoro, che a giorni d'oggi è difficile trovare un lavoro. E tanti auguri ancora Marilena. Siamo arrivati alle ultime due domande di Simone Labruzzo. Ciao Simone, e ci tengo pure a salutare la mia amica Alessia. Ciao Alessia, auguri di buon Natale, che mi chiede: basta che fai gli auguri generici a tutti. E io già l'ho fatto praticamente. Tanti auguri a tutti e anche a te di nuovo Simone. Siamo arrivati all'ultima domanda di Flavio Valenti, che mi chiede: come hai festeggiato il giorno di Gesù? Ieri sera l'ho festeggiato, che è stato un bel momento, anche bello.
a San Francesco insieme ai ragazzi del gruppo dell'oratorio Acutis. Poi è stato bello quando hanno portato il bambinello, l'hanno messo nella culla. Quello è stato un bel momento, Flavio. E poi ci tengo anche nel video a salutare pure un'altra persona, il mio amico Riccardo. Ciao Riccardo, tanti auguri e buone feste. Va bene, questo video si conclude qui, spero vi sia piaciuto questo video. Lasciate like e commentate, vi auguro tanti auguri di Buon Natale e buone feste. E ci vediamo presto con altri nuovi video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao belli, auguri e buon Natale a tutti.